Buonasera a tutti e a tutti, anzi, buon pomeriggio visto che sono le 16.30, 16.45. Abbiamo aspettato il solito quarto d'ora accademico e mh, mi fa molto piacere essere qui oggi per iniziare la quinta edizione della Lanterna di Diogene, Quindi siamo bene alla quinta. E vi porto i saluti di tutta l'amministrazione, ovviamente, dell'assessore alla cultura, del sindaco e di tutti i miei colleghi. Io sono Consigliera, e scusate, sono emozionata tutte le volte. È <ride> presidentessa della commissione Scuola Cultura, la commissione di cui fa parte anche Thomas Predieri, che è il direttore artistico, come ben sapete, della, della Lanterna. Che arriverà è un po' in ritardo perché oggi si è concesso qualche ora di libertà, ma prima della fine arriva. Dunque, io mh, sono molto contenta che, come aveva già anticipato sabato pomeriggio scorso, perché era lo spettacolo, eh, Mareggini, del fatto che la lanterna di Diogene sia, eh, si svolga teatro, visto dopo questo anno, anzi più di un anno in cui i teatri sono stati... Penalizzati tantissimo dalla pandemia, siamo contenti che insomma, per un motivo o per l'altro il teatro riprenda vita e continui con la sua opera di, di socialità, di raccogliere le persone, menti e pensieri. Quindi sono molto contenta e ringrazio il teatro per l'accoglienza. Ehm, quest'anno, eh, scusate, quest sì, posso dire quest'anno: ehm, La Lanterna di Diogene ha avuto due eh, ha subito due rinnovamenti, diciamo così. Il primo, è quello dell'immagine. Per chi ci ha sempre seguito, avrà notato che il logo è leggermente cambiato nei colori e abbiamo deciso di dare una rinfrescata. E la seconda novità, che è ancora più interessante, in realtà, è quella di aver deciso di dare un tema questa volta, un tema generico, tipo un cappello che tenesse sotto di sé tutte le conferenze. Quest'anno il tema è ribelli, rivolta e rivoluzione, per dare un'ulteriore idea ehm, di avvicinamento a quello che è il concetto dell'università, quindi come se fossero tanti corsi monografici che hanno appunto questo tema e tutte le materie che verranno trattate nelle conferenze, che sono come al solito, eh, si va dalla letteratura alla storia, alla storia dell'arte, all'ambiente, alla scienza, vengono tutti declinati sotto questo tema. Eh, che ritengo bello di per sé e il tema molto interessante. Eh, non la faccio lunga perché è già tardi, poi parlare in pubblico non è che sia la mia specialità. Eh, mh, allora, volevo ringraziare innanzitutto vabbè, Thomas, come hai detto, Rachele Grassi, che inizia la quinta edizione, e rientra, secondo me, già per il fatto di essere donna perfettamente nel tema dei ribelli, delle rivolte e delle rivoluzioni. Sì. <ride> sì. E vorrei ringraziare le associazioni che lavorano alla Lanterna di Diogene dall'inizio, che sono Hauser, Legambiente, Liberamente e Villa Cultura. Eh, il teatro lo ringrazio di nuovo per l'accoglienza la biblioteca per il servizio di prenotazione, la pazienza quando ce n'è bisogno. <ride> Ringrazio anche il comune di Castelnuovo, che non è ringraziare me, ma per il fatto che comunque è un progetto cui ha sempre creduto, che ha sostenuto fin dall'inizio e che continuerà a sostenere. Ehm, con i ringraziamenti ci sono, vi lascio però prima vi vorrei ricordare due cose. La prima è che qui sotto Qui davanti, alla fine della conferenza, vi, vi consiglio di fermarvi. C'è questa bancarella, più che banchetto, di Gianluca Stefanelli che mh, vende libri usati fuori catalogo, prime edizioni, collezionismo cartaceo e qui oggi troverete del materiale storico originale che ha a che fare con la conferenza di oggi pomeriggio. Quindi appunto vi consiglio di fermarvi. L'ultima cosa... Eh, volevo ricordarvi l'appuntamento di domenica pomeriggio, eh, un concerto, quindi qui parliamo del cartellone del, del teatro, della stagione teatrale, eh, spettacolo che c'è alle ore 18, quindi un tardo pomeriggio, vi consiglio, se non vi è già capitato di venire a quell'orario, è veramente un orario bellissimo, perché poi uscite, vi fate un aperitivo, è bello. E, eh, lo il concerto si, chiama, si intitola Melange Oriental e, mh, sono tre musicisti, eh, fra cui un violoncellista, un fisarmonicista e un, eh, un signore: adesso io non voglio offendere, dicendo signore, che suonano uno strumento molto particolare che si chiama Oud che avrò pronunciato sicuramente molto male. Quindi niente, vi invito a venire a teatro domenica pomeriggio, vi auguro un buon pomeriggio adesso e Rachele ti ringrazio ancora e buon ascolto e buon pomeriggio. Grazie. Salve a tutti, benvenuti. Uh, mi vedete da sola sul palco, è un, un imprevisto perché uh, doveva esserci qua Thomas Predieri, che magari conoscete perché insomma segue la lanterna di, di Diogene dalla sua nascita. Uh, mi scuso da parte sua uh, perché è in ritardo, e, però arriverà: sta arrivando in viaggio. Uh, io mi chiamo Rachele Grassi, uh, non so uh, quanti di voi mi conoscano velocemente mi presento. Eh, io eh, ho studiato archeologia medievale, mi sono laureata con una tesi sui valli Sneri e le valli dei Cavalieri e negli anni ho collaborato a diversi progetti, pubblicazioni, eh, ricerche storiche eh, di vario tipo sul territorio dell'Apenino Reggiano e dell'Apenino Parmense. E, eh, è la seconda volta che vengo alla lanterna di Diogene, sono molto contenta perché ho l'occasione di fare una chiacchierata che oggi diventa un monologo perché il mio interlocutore è assente su argomenti che, che mi piacciono e che cerco di rendere anche un pochino fruibili, nel senso che il mio, il mio modo di comunicare, di divulgare la storia non è magari accademico. E vedrete che cerco di raccontarvela in un modo eh, un po' più diciamo, da rotocalco, un po' più eh, informale, che non era lo stile usuale qualche anno fa, ma per me lo è diventato perché sono anche guida turistica, quindi devo comunicare con persone di tutte le età, di tutte eh, le regioni d'Italia e a volte anche dell'estero. Eh, allora, oggi abbiamo visto che è stato dato un tema a questa nuova edizione della lanterna di Diogene che è ribelli, rivolte e rivoluzioni. E qua in montagna di ribelli, di rivolte e rivoluzioni insomma qualcosa ne abbiamo avuto, però il mio titolo è un po', come vedete, provocatorio perché non parla di ribelli ma dice cambiare tutto per non cambiare nulla. A proposito della conquista estense, conquista per, per modo di dire estense della nostra montagna. E perché era necessario cambiare tutto per non cambiare nulla? Proprio perché qua c'erano dei ribelli e di conseguenza chi arrivava a dominare queste terre dovendo avere a che fare con delle popolazioni piuttosto ribelli, eh, sapeva che forse era meglio eh, non così gestirli e non provocarli troppo. Allora iniziamo. Eh, non vi racconterò la storia estense, non è questo oggi il mio obiettivo perché è una storia che è lunga secoli. Eh, gli estensi a Reggio Emilia, tra l'altro, insomma, erano presenti già dal 1200 ci resteranno fino all'unità all d'Italia, quindi sarebbe veramente un'impresa noiosa e impossibile, oggi pomeriggio raccontare tutto quello che fecero e tutto ciò di cui furono protagonisti. Partirò da un anno, dal 1409, perché da quell'anno poi ci fu una continuità molto, molto lunga. E cos'è successo nel 1409? Eh, gli estensi eh, diventano i signori di Reggio Emilia. E perché? Perché... Eh, a proposito di ribelli, di rivolte, di rivoluzioni, non si comportarono proprio in una maniera così eh, onesta, eh, per dirla tutta. Ci fu anzi un agguato, un tradimento. In quel periodo infatti un, eh, un uomo molto, molto importante, molto temuto, molto odiato, che era Ottobono Terzi, era signore di Parma e di Reggio. E, insomma, come succedeva all'epoca, aveva avuto alterne vicende, alterne fortune eh, e, appunto, aveva tanti nemici, tra questi eh, anche, anche gli Estensi. Quindi, quest'uomo, eh, però, dimostrò un'eccessiva buona fede nel prossimo perché dovendo venire a patti, appunto, con Niccolò III, eh, per eh, ormai stipulare una resa, si presentò disarmato, come d'accordi a Rubiera, ma eh, gli estensi non fecero altrettanto, non solo eh, Niccolò e gli altri erano armati, sotto i loro mantelli avevano le armature e le armi, ma addirittura c'era una, una truppa, una masnada eh, di, 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 di combattenti, di soldati, di ufficiali, nascosta. Ecco così, quando Ottobono III si presentò con pochi uomini e addirittura col piccolo figlio Carlo, eh, venne decapitato velocemente. Ecco, eh, venne decapitato, la sua testa venne poi mostrata come trofeo e il suo corpo venne dato in pasto alla folla modenese che lo fece a pezzi. Quindi questo fu l'evento che poi però diede origine alla signoria Estense nel Reggiano. E così gli Estensi entrarono a Reggio in città senza colpo ferire, tra l'altro, perché Antonio Vallisneri, quindi un nobile della nostra montagna, all'epoca era il logotenente della città e la consegnò senza alcuno spargimento di sangue. Agli Estensi, da qui eh, i signori di Ferrara iniziarono eh, la, insomma, una, una signoria molto, molto solida su Reggio. Poi arrivarono su man mano, coi decenni, a consolidarla anche in montagna e anche oltre perché arrivarono anche in Garfagnana, come, come sappiamo. E furono, furono molto bravi, eh? loro furono molto bravi. E per dirvi invece come sintetizza lo storico Andrea Balletti eh, la situazione dei nostri nobili di montagna, io qua ho proprio fatto la scansione di una pagina che, che quando lessi la prima volta mentre facevo la tesi di laurea mi, mi venne veramente un sorriso, perché è proprio la sintesi, la sintesi di un contesto perché parla dei nobili d'Alli e dei da Bismantova, parla dei vallisneri, dei da Palude e dice che tutte queste casate nobili molto molto antiche che erano presenti qua in Appennino erano assolutamente abituati a fare omaggio a chiunque dominasse in città, quindi loro erano amici di tutti, amici di tutti perché tanto il signore della città poi raramente saliva in montagna e quindi in realtà loro in montagna continuavano a fare quello che avevano sempre fatto, continuavano a dominare sui feudi, sulla popolazione, cercavano di pagare meno tributi possibile. E questo li premiò perché erano qua molti di loro da, da prima del, dell'anno 1000, no? arrivarono eh, insieme a tante altre famiglie di origine longobarda, probabilmente proprio insieme ai Canossa. E quindi in questa pagina il Balletti dice: sì, va bene, avevano prima eh, giurato eh, fedeltà ai Visconti, ma così come avevano fatto anche con tante altre casate, poi. Però a convenienza era facile anche assoggettarsi, almeno formalmente nei documenti scritti, al nuovo signore che arrivava. Ma perché? Qual era la ricetta del successo di questi nobili estensi? Cosa facevano o non facevano eh, in modo tale da eh, rendersi così eh, solidali i nobili e, e ben disposta la popolazione? La loro ricetta era fatta di vari ingredienti, ovviamente. Capitoli favorevoli eh, è il primo. I capitoli eh, erano diciamo delle norme, si chiamavano così. E questi capitoli favorevoli in cosa consistevano? Nel mantenere le consuetudini prima di tutto, cioè, gli estensi non avevano intenzione di stravolgere la vita della popolazione, gli equilibri, eh, loro mantenevano le, le consuetudini in atto. Quindi, in alcuni casi, anche gli statuti, le normative, ciò che era preesistente nel, sul territorio. Non aggiungevano, aggiungevano balzelli, cioè non, non erano abituati a eh, indire o ad aggiungere nuove tasse. Anzi esentavano dai tributi per vent'anni le nuove terre che si assoggettavano alla loro casata e questo chiaramente era quanto di più favorevole soprattutto per la popolazione che capirete bene non, non doveva più pagare tributi per vent'anni quindi per loro eh, era veramente una cosa mai vista e fuori dal comune oltre a questo esentavano anche dalle gabelle che erano dovute eh, per portare il bestiame nelle Maremme. Perché noi sappiamo che qui eh, all'epoca la pastorizia, la pastorizia è intesa come eh, greggi di pecore soprattutto, ecco, era quella, non era eh, quella che vediamo oggi, insomma, l'allevamento delle mucche, eccetera, non era diffuso come oggi. Qua si tratta di migliaia e migliaia di capi di pecore. Eh, che dovevano necessariamente fare la transumanza, quindi svernavano nelle maremme, maremme toscane ma anche maremme padane. Quindi il fatto che chi eh, spostava questi migliaia di capi di bestiame fosse esentato dal pagare la gabella eh, era veramente un grande vantaggio ed un grande guadagno. Ed era esattamente il contrario di quello che avevano sempre fatto i nostri nobili, perché invece sappiamo che i Dalli, i Vallisneri o... Altri nobili come Malaspina di là in, in Lunigiana vivevano proprio grazie al fatto che eh, queste greggi pagavano una quota a capo, cioè chi voleva far pascolare eh, durante la bella stagione le proprie greggi da noi in montagna eh, doveva pagare un, una quota a capo per avere accesso ai pascoli e così eh, i nostri nobili di montagna avevano i loro introiti. E poi cosa fecero di interessante? Evitarono gli scontri sanguinosi con i nobili locali, ma proprio eh, non evitarono, proprio non, non si posero proprio neanche il problema, tant'è che la nostra nobiltà non venne scalzata, mantenne i suoi feudi e gli estensi furono anche mh, molto così mh, intelligenti da non impicciarsi. Con le diatribe locali, con le problematiche. Lasciavano che eh, le nostre famiglie se la sbrigassero tra di loro, ad esempio, i da Palude erano sempre in lite con qualche vicino, ma gli estensi di questo non si impicciarono. Oppure il fatto che i da Bismantova avessero da secoli diatribe con, eh, con Canossa, con il monastero di Canossa. Non interessò gli estensi, arrivarono semplicemente qua a Bismantova una volta che la contesa si esaurì, in modo da non doverci entrare e questo poi li premiò. E devo dire che soprattutto il fatto dei capitoli favorevoli li premiò a tal punto da essere chiamati dalla popolazione in alcuni casi, non qua in Appennino Reggiano, ma in Garfagnana perché gli abitanti della zona di Corfino, spero, immagino che abbiate presente, che quindi avevano il loro territorio confinante con il nostro, eh, sentendo da parte della nostra popolazione che c'era la possibilità di questa esenzione, dei capitoli favorevoli e quant'altro, eh, furono loro ad assoggettarsi volontariamente agli estensi. Facendo proprio delle delegazioni presentandosi loro stessi eh, agli estensi, e chiesero di essere praticamente conquistati perché era, era più favorevole eh, di essere un suddito estensi, piuttosto che lucchese o di qualsiasi altro eh, signore toscano. E così fece. e fecero perché in effetti la conquista della Garfagnana durò pochissimi anni. E, e anche lì poi eh, gli estensi si stabilirono per molto molto tempo e il punto da cui partivano le guarnigioni era proprio qua vicino perché era Felina dove era a distanza proprio una, un grosso contingente dell'esercito estense. Adesso vi faccio qualche esempio. Oggi diciamo non, non doveva essere così impostata questa, questa conferenza perché dovevamo essere in due, quindi dovevamo dialogare. E non ci eravamo preparati esattamente quello che ognuno doveva domandare all'altro o dire però eh, doveva essere un dialogo invece da sola mi sentirete parlare e spero di, di non annoiarvi cercherò di, di essere sintetica poi chiaramente dopo chi vorrà potrà fare delle domande alla fine tenete presente che la storia per me è la mia formazione, è la mia passione, però che non è detto poi che sappia rispondere a tutto, questo ve lo dico eh, dal principio, proprio perché non era neanche un obiettivo per me è saper rispondere a tutto. Il mio obiettivo oggi è raccontarvi qualcosa di interessante essenzialmente su quello che è successo nella prima metà del 400, su queste famiglie, su come si comportavano e magari così, tanto per, per pensarci un attimo quando vedrete i luoghi, i luoghi di cui parliamo, raccontarlo a qualcuno a vostra volta perché non si perda la storia. Allora facciamo qualche esempio, cosa è successo quando, dal 1409 in avanti, no? qua nella montagna reggiana? È successo che c'erano tanti feudi, veramente tanti, tante famiglie al potere, alcune appunto già dai tempi di Matilde, ma anche prima dei Canossa, alcuni arrivarono dopo. Ad ogni modo, ad esempio, c'era la famiglia Fogliani, che era una famiglia veramente eh, importante in ambito reggiano. I Fogliani eh, possedevano tantissimi castelli, 24 e 130 ville, quindi già da questo si capisce qual era eh, l'entità del loro potere. E, tra tutti avevano anche Sarzano, il feudo di Sarzano di fianco a Casina che vedete nella foto che è dell'inverno scorso. Eh, avevano preso potere anche loro come praticamente tutti, mano militari, cioè con la forza, no? perché eh, molti dei loro possedimenti li avevano strappati o al monastero di Canossa oppure insomma altre famiglie, ma questo non ci deve stupire, la, la normalità. Eh, e loro, diciamo, quando arrivarono gli Estensi furono un po' l'eccezione, l'eccezione perché fu l'unico caso in cui uno dei nostri castelli della montagna venne assediato e distrutto. Eh, però eh, gli Estensi lo fecero quasi per dimostrazione di forza, diciamo così. Perché Sarzano, sapete, è un po' più eh, verso la collina. Loro salendo, probabilmente hanno voluto fare questa dimostrazione di forza, perché in realtà, nei fatti, non c'era proprio mh, questo clima esacerbato nei confronti dei Fogliani. Tant'è che Arrivarono nel 1427, distrussero quasi del tutto Sarzano, ma nel 1434 il castello lo avevano già ricostruito e addirittura lo riconsegnarono in feudo esattamente alla stessa famiglia dei Fogliani. Ecco, quindi questo ci fa capire che sì, forse era proprio il voler cambiare tutto ma non cambiare nulla. Ecco, questa è un po' la dimostrazione. È pur vero che questa famiglia non si era fatta benvolere neanche al proprio interno, eh? perché i Fogliani erano divisi in cinque rami, come quasi tutti insomma, i signori di quell'epoca, e tra questi cinque rami non correva affatto buon sangue, c'erano stati diversi diciamo, omicidi, uccisioni anche tra consanguinei. E uno di loro, che era Guido Savina da Fogliano, qualche anno prima che arrivassero gli Estensi, ad esempio, non aveva esitato a far uccidere suo fratello che era caduto prigioniero, pur di non dover cedere neanche un centimetro quadrato delle proprie terre. Quindi, insomma, erano persone che. Mh, non sempre ecco, erano, no, non, non si sa ecco, quale fosse esattamente la loro percezione del, del legame familiare, tutto per molti di loro, ma non solo dei Fogliani, di tutti in generale. Eh, il potere diciamo, e l'egemonia all'interno di un parentado, magari molto vasto, era, era l'obiettivo. E quindi Sarzano divenne un po' la vittima sacrificale di tutto l'Appennino. Eh, infatti, si vede anche adesso nella fotografia, eh, beh, poi è stato distrutto, restaurato più volte nel tempo e tutto quanto. Però, se ci fate caso, la torre del Mastio, che è quella più, più tozza, più bassa, eh, non ha dei caratteri medievali, ha quella, quel tipo di architettura a pettine, vedete, che si chiama eh, si chiamano Beccatelli, quelli lì sono proprio tipici del 400. Quindi quando vediamo un castello con quella tipologia architettonica sappiamo che sicuramente è quattrocentesca. Poi ovviamente non c'era il tetto, non c'era la conformazione del borgo che vediamo oggi, però ecco Sarzano è, è proprio. Proprio l'esempio di uno dei nostri castelli che ne ha passate tutti, di tutti i colori e nel suo caso è proprio stato scelto anche per dare l'esempio a tutti gli altri. E poi veniamo a parlare un po' di, di Dalli da Bismantova, di Castelnuovo dove ci troviamo adesso. Eh, qui mh, da tanti secoli eh, la famiglia Dalli aveva veramente. Un'egemonia e ricopriva un ruolo di, di primo piano, non solo diciamo, a Bismantova, ma eh, per dire anche a, a Sologno, a Ligonchio, eh, era divisa in vari rami, a Busan e quant'altro. E quindi questi diversi rami della famiglia Dalli presero anche un po' a chiamarsi in modo diverso. I Dalli da Bismantova infatti molto spesso si chiamano solo Bismantova o da Bismantova e avevano il castello proprio sulla pietra, infatti lì ci ho fatto una freccina per, per far capire che il loro castello era lì sopra, in una posizione assolutamente dominante da dove ad esempio si vedeva molto bene quello di Sarzano che abbiamo, abbiamo nominato poco fa. Eh, e qui cosa è successo? È successo che gli estensi con i Dalli da Bismantova si sono mossi ancora prima eh, che venisse ucciso Ottobono III, perché già nel 1404 Niccolò III aveva sancito un'alleanza con questa famiglia e quindi tre esponenti che si chiamavano Feltrino, Bartolomeo e Giorgio ehm, avevano proprio stipulato un vero e proprio trattato e dove veniva sancito il loro imperio, una volta si chiamava, quindi il loro potere su alcuni castelli, corti e ville. E vedete qua ne ho scritte alcune, non sono tutte, erano, erano molto di più, eh, che erano e sono ancora adesso tutti i luoghi attorno alla pietra di Bismantova, in Valsecchia... Eh, e arrivano a cervarezza, anche se è difficile, veramente difficile dire, ricostruire esattamente quali fossero eh, per queste famiglie gli esatti luoghi di dominio, perché nei secoli le loro parentele con altre famiglie si intrecciarono veramente tanto, e poi loro stessi erano divisi in così tanti rami che gli studiosi hanno sempre fatto fatica. A, a sbilanciarsi, a costruire esattamente il loro albero genealogico perché eh, i Dalli erano anche a Gova, erano anche in tutto il comune di Villa Minozzo, arrivavano fino al Modenese e poi, comunque, arrivavano dalla Garfagnana. Questo lo sappiamo per certo, perché lì ci aiutano i documenti che arrivano dall'altra parte, eh, dalla Garfagnana, decisero di andarsene perché. A un certo momento, quando eh, Lucca eh, prese il potere, ehm, diciamo i, i dalli persero la loro egemonia perché si erano schierati appunto contro i Lucchesi. A tal punto che dovettero firmare un documento con la città di Lucca per cui rinunciavano addirittura a ricostruire il loro castello, il castello che ha dato nome alla famiglia nel paese proprio di Dalli, che si trova di là eh, da Pradarena. Ecco. E da quel momento si concentrarono di più su questo versante dell'Appennino ma avevano ad esempio possedimenti anche in l'unigiana, per esempio a Comano. Ecco. Quindi queste famiglie veramente molto, molto ramificate che cercavano sempre di tenere buono il più forte e di mantenere al contempo il possesso dei loro feudi così come era, com era sempre stato. Eh, avevano il castello sul sasso si chiamava infatti qua l'ho riportato il sasso che era la pietra di bismantova poi c'erano una ventina di, di paesi attorno alla pietra e altri castelli come bondolo e vologno e vologno era quello in cui c'era anche la, proprio la sede del, del loro tribunale dove tenevano giustizia poi salendo un altro ramo della loro famiglia aveva invece il feudo di Busana e su su fino a Ligonchio a Pradarena. E loro, qua, eh, diciamo sul versante reggiano dell'Appennino, erano sicuramente presenti almeno dal 1100, perché c'è un documento eh, del 1145 in cui si legge che il castello di Piolo, che è un paese vicino a Ligonchio, lo, lo conosciamo tutti anche oggi, era un condominio tra tre famiglie. I Dalli, i Vallisneri e da Carpineti, e quindi almeno da lì sappiamo che questa famiglia era già stanziata. Quando arrivarono gli Estensi, loro appunto erano già, già diciamo, asserviti a loro dal 1404, consegnarono nel 1422 il castello al marchese. E eh, lui da parte sua li ringraziò e promise di eh, rimetterlo a posto perché non versava in ottime condizioni e di fortificarlo a sue spese. Ma una volta che avesse finito queste opere, eh, gliel'avrebbe riconsegnato, quindi loro non avrebbero assolutamente perduto il loro potere. L'altro ramo della famiglia Dalli. Eh, era ugualmente fedele al, al più forte, in questo caso a Niccolò III, perché anche loro, così come i cugini da Bismantova, avevano firmato un'alleanza con Luigi e Niccolò, precisamente erano questi i, i due Dalli che eh, dominavano il feudo di Busana. Qua perché ho messo questa foto eh, d'epoca della Chiesa perché il castello stava dove adesso vediamo la chiesa. Siccome mh, versava in pessime condizioni, ehm, a un certo punto eh, si decise di distruggerlo, di demolirlo eh, del tutto e di edificare al suo posto la chiesa che, che vediamo ancora adesso. Quindi da Busana, scendendo verso Marmoreto, ce la troviamo lì sulla destra. E infatti vedete che è una chiesa, però anche immaginandoci un castello al suo posto la posizione era veramente strategica perché domina su tutto il crinale, su tutta l'alta valle del Secchia, lì sotto c'è il paese di Marmoreto e c'è il corso del Secchia con cinque cerri davanti e a fianco, un po' più verso monte, c'è quella che una volta era un luogo importantissimo che era la corte di Nasseta e di conseguenza... Qui capiamo bene eh, quanto fosse strategico e perché questa famiglia avesse deciso di costruire lì il, il proprio castello. Eh, il castello era, era molto molto antico e chiaramente... Eh, Dominava il passaggio sul fiume, sappiamo quanto fossero importanti all'epoca i punti dove c'erano dei guadi e dei passaggi sui fiumi, e quindi era il motivo per cui venne scelto questo luogo e non, diciamo, la localizzazione odierna del borgo che, che sta più in alto ma non è altrettanto dominante. Quindi, questa famiglia Dallo. Sancì eh, la, la propria alleanza con, con gli Estensi, la sottoscrisse in una serie di documenti in anni consecutivi: quindi, la prima nel 1404 quando gli Estensi non erano ufficialmente signori di Reggio, ma era signore il eh, Buon Terzi che fu poi ucciso, e nel 1416 dopo la sancirono. Ufficialmente, ma non proprio, utilizzando aggettivi anche un po' impegnativi, perché dissero di essere fedeli amici e perfino raccomandati: raccomandati del marchese d'Este, quindi il loro feudo fu dato a loro, l'investitura continuò anche per i figli, i nipoti, eh, da parte degli estensi fino a Napoleone, perché fu solo Napoleone capace di sradicare queste signorie della nostra montagna. Quindi un buon millennio durarono, perché insomma, Napoleone arrivò nel 1700. 96, se non mi sbaglio, ma può darsi che mi sbagli, ma più o meno quell'anno. E poi di chi, di chi altri parliamo? Parliamo dei Vallisneri, eh, perché a loro, eh, diciamo, eh, Niccolo III d'Este scrisse addirittura il giorno dopo la morte di Ottobono III, cioè non, non perse minimamente tempo, un po' perché un Vallisneri chiaramente era il capitano del popolo della città di Reggio. Eh, ma un po' anche perché i Vallisneri erano confinanti dei Terzi nei feudi della Valdenza e quindi Niccolò III scrisse a Guglielmo Vallisneri e eh, lo consigliò di impossessarsi con le armi proprio specificando delle terre possedute dai Terzi in alta Valdenza e perché? Perché i Terzi anticamente diciamo il luogo d'origine di questa famiglia si chiama Moragnano, Moragnano è un piccolo, piccolissimo centro vicino a Lagrimone, non so se avete presente, c'è una pieve ancora adesso di Santa Giuliana, antichissima, molto bella. E lì da Moragnano erano partiti i terzi secoli prima, facendo poi fortuna chiaramente. Perché anche loro, così come i Fogliani, i Vallisneri e Dalli, da, dalla piccola a Moragnano poi avevano conquistato moltissime terre, moltissimi feudi. Ed erano arrivati anche nel Vettese con Gottano, nel ramisetano, fino proprio a ridosso di Ramiseto. Perché avevano. Il confine tra i vallisneri e i terzi passava proprio a pochissima distanza dal paese di Ramiseto perché Gazzolo, che è il paese sottostante, era, era dei terzi. Quindi i vallisneri così fecero, eh, si impossessarono di tutto quello che era dei terzi in quella, in quella zona, in quell'area e lo unirono eh, ai loro feudi, che erano due erano due, c'era il feudo di Nigone in quel momento eh, e il feudo eh, del Castellaro, il Castellaro si trova oggi in comune di Palanzano, in provincia di Parma e eh, Guglielmo era proprio uno dei valisneri del Castellaro, quindi in questo momento eh, così gli estensi oltretutto fecero da, non so, da, da consiglieri e da facilitatori anche per, per quest'altra nobile famiglia che era stanziata sul territorio appunto fin dai tempi dei Canossa. Anche in questo caso quindi non solo non ci fu mh, proprio eh, una levata di scudi, di, di, di nessun tipo di arma, ma addirittura ci furono delle missive proprio amichevoli eh, e di conseguenza la popolazione quasi mh, non se ne accorse, nel senso che ovviamente lo venne a sapere, però per loro non cambiava nulla perché i Vallisneri, i Dalli, i Fogliani continuavano a essere i loro signori tanto come prima e solo loro, queste signorie poi dovevano rispondere a qualcun altro di diverso a livello più alto. Di conseguenza in realtà non cambiò nulla, anche perché in queste terre, parlando dei vallisneri, era in vigore lo statuto di vallisnera, di conseguenza loro avevano anche un ordinamento a sé. Eh, e eh, proprio la popolazione era abituata da secoli a essere dominata da questi, da questi signori che di mestiere essenzialmente facevano la guerra, ma questo valeva per tutti loro. Eh, perché il, proprio la loro, la loro vita era questa, eh, erano al soldo o dei Visconti o degli Estensi e degli Sforza mh, o anche dei Rossi, dei Rossi di Parma, alcuni di loro, e eh, la popolazione eh, maschile che era in grado di combattere, poi eh, se chiamata andava in guerra con il Signore, altrimenti vivevano di agricoltura. E in tanti casi erano anche contenti perché almeno eh, diciamo, eh, i sudditi dei vallisneri che vivevano eh, sottoposti alla città di Parma erano anche esentati dai tributi perché eh, dato che fornivano la, la cavalleria per l'esercito di Parma in cambio non, non pagavano tasse, questo invece non vale per chi, per chi si trovava in, in zona reggiana ma interessa a noi oggi perché qua parliamo eh, di un feudo vallisneri che si estendeva eh, un po' diciamo, a metà tra le odierne province di, di Reggio e di Parma, così come il pievato che era quello della pieve di San Vincenzo, eh, che oggi diciamo nel ramisetano, no? sulla strada che porta al lagastrello, e quindi queste popolazioni mantennero in assoluto... Le loro, le loro abitudini fu diverso invece per i Vallisneri di Vallisnera quindi il feudo che si trovava in Alta Valsecchia perché eh, lì invece un pochino, un pochino le, le cose cambiarono ma ad ogni modo anche per loro dovette arrivare Napoleone dovette arrivare Napoleone mh, perché nessuno nessun'altra famiglia li riuscì mai a, a scalzare dal loro, dal loro luogo di potere qua nell'immagine vedete un disegno fatto a mano dal professor Guglielmo Capacchi qualche decennio fa questa eh, è la ricostruzione del castellaro di Vairo Ehm, che era, diciamo così, la, la sede, la capitale, dovremmo dire, eh, dei domini dei vallisneri. Eh, ci dobbiamo accontentare del disegno perché mh, questo, questo castello fu poi distrutto nel 1448 eh, dai Rossi di Parma, da una coalizione in realtà cappeggiata dai Rossi di Parma perché, eh, diciamo i valisneri si erano macchiati di, di reati molto gravi eh, tra consanguinei, quindi arrivò l'esercito dei rossi con le bombarde, distrusse il castellaro di Vairo e ne rimangono pochi ruderi che però sono stati eh, studiati, rilevati e questa è, è diciamo, la costruzione che, che ne ricaviamo. Eh, tutto questo per dire che eh, ribelli, rivolte e rivoluzioni eh, erano probabilmente nel DNA eh, dei nostri nobili dell'Appennino a partire da loro stessi, proprio da come si comportavano eh, all'interno delle proprie famiglie, pur di mantenere il potere, ma anche per l'atteggiamento quasi anarchico, diciamo, e rivoluzionario che avevano nei confronti di chiunque arrivasse in qualche modo a volerli dominare o a voler diminuire eh, la presa no, del, della loro influenza sul territorio, tanto che nelle cronache mh, della famiglia Vallisneri, che sono conservate nella biblioteca Panizzi, ma anche in altre pubblicazioni, eccetera, è stato riportato quello che, la definizione che loro davano di se stessi, eh, loro dicevano di essere liberi e dicevano mai nessuno ci ha potuto comandare perché noi siamo liberi. Loro si consideravano tali, si regolavano con i propri statuti e si facevano forti del fatto che fornivano la cavalleria per gli eserciti cittadini e eh, sulla base di questa loro bravura anche nell'arte della guerra e sulla base del numero anche delle masnate, dei combattenti che portavano con loro, erano stati sempre esentati dai tributi e allo stesso tempo avevano però avuto la capacità anche di esportare diciamo, in città quello che era la loro filosofia, le loro regole, perché lo statuto di Vallisnera è del 1207, quindi è uno dei più antichi d'Europa in assoluto. Entrambi gli statuti cittadini di Parma e di Reggio sono successivi di qualche decennio, ma a scriverli c'erano dei Vallisneri e addirittura la prima sede comunale di Reggio venne donata alla comunità da un Vallisneri, quindi queste, queste persone avevano un'indole ribelle, senz'altro, eh, abbastanza particolare, anarchica, ma allo stesso tempo delle capacità a livello di arte militare, ma anche di, di competenza probabilmente eh, legislativa, che ha fatto in modo che poi eh, la loro fortuna durasse, durasse veramente tanti secoli. Eh, I più longevi, senz'altro, ecco, sono, sono i Dali e Vallisneri perché i Fogliani invece eh, si estinsero prima a livello proprio di, di stirpe, di discendenza e quindi persero anche il loro potere. Eh, ad esempio, il, il feudo di, di Sarzano eh, nel 1526 dovette essere assegnato ad un'altra famiglia, eh, invece, eh, diciamo, i Dali e Vallisneri. Magari, non so, se la storia fosse nata diversamente, sarebbero ancora lì. Sarebbero stati sicuramente ancora lì per un po' di tempo. Perché l'ultimo Conte Dalli è deceduto nel 1943 e invece per quanto riguarda i Vallisneri i conti, o coloro che oggi sarebbero i conti, sono, sono ancora viventi di, diciamo, dei diversi rami. Ecco. Quindi ce n'è uno che vive qua a Castelnuovo, gli altri sono dislocati, uno a Parma, uno è in America, però insomma queste famiglie hanno avuto veramente una discendenza importante, importante. Per il resto gli estensi poi si dedicarono alla conquista della Garfagnana, dove furono, come vi dicevo, chiamati in molti casi proprio dalle popolazioni locali e mandarono addirittura un Vallisneri a fare da governatore. Antonio Vallisneri, celebre scienziato, diventò poi addirittura governatore della, della Garfagnana, eh, proprio perché... Eh, i rapporti tra gli estensi e queste famiglie nei secoli continuarono eh, e divennero ancora più forti. Eh, anche se le nostre famiglie dopo persero eh, in un certo qual modo di, di importanza con l'andare del tempo, e in tanti casi persero anche la loro ricchezza perché divennero famiglie nobili di grandissimo lignaggio, però a livello di eh, eh, ricchezza proprio di eh, potere economico eh, in tanti casi eh, decaddero. decaddero e infatti abbandonarono anche alcuni dei loro castelli, si trasferirono in città, eh, ma ad ogni modo il, il lignaggio eh, rimase, rimase immutato. Ecco. Eh, a questo punto io non riesco a immaginare quello che mi avrebbe chiesto Thomas, però chiedo a voi se avete domande, se sono in grado di, di rispondere. Oh, è comparso! Colpo di scena. È comparso. Proprio alla fine! Proprio sembra che l'abbiamo studiata. Eccolo qua. Rachele ti deve una cena, eh Thomas. Ah, ok, non lo sapevo ma... Scusate il ritardo, vi chiedo veramente scusa. Beh, oltre alle domande allora ci sta la, la tirata d'orecchie, chi di voi si vuole accomodare? Sì, proprio oggi, proprio veramente. Ma posso fare io una domanda così tirate il fiato tutti e due? Una perché ha parlato un'ora da sola, l'altro perché è arrivato di corsa. Ma sono abituata, eh. Eh. è più lui che c'ha il fiatone. Eh sì, eh. <ride> Io volevo chiedere a Steve invece cosa ci ha portato il nostro Stefanelli. Brava. Cosa ci hai portato? Alzati in piedi così ti vedono. No, perché dopo magari qualcuno si ferma, esatto. ma non tutti. Metti la mascherina che dopo devo dare la, il microfono anche agli altri. Buonasera a tutti. Allora, io ho portato delle opere in edizione originale. C'è il, il dizionario tipo, topografico del, delle zone qua, sempre di... di il, dell'autore di Tiraboschi. Girolamo Tiraboschi e poi ci sono le, la storia, la storia del, del, Ducato, del Ducato di Modena e Reggio sempre dello stesso autore sono, il dizionario sono due volumi ed era stato pubblicato postumo nel 1824-1825 mentre invece, invece l'altra opera sono cinque volumi di cui l'ultimo volume è stato pubblicato dopo la morte del dell'autore che mi pare nel 1794. Poi ho portato un piccolo del 1825, sul, è un trattato sulla carboneria, sulla carboneria e la, e la massoneria, nel, nel, sempre nel Ducato, nel Ducato stesso. E poi lo, lo statuto di, eh, di Vallisnera, l'edizione di Laghi, quella del 1924 mi pare. Sì. Quindi lui l'ha detto per ultimo solo perché è il più importante, questo lo dico io che non sono sì. di parte. <ride> Grazie. 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 E volevo dire che Stefanelli ci accompagnerà quando potrà, che non avrà altri impegni con la sua bancarella di libri, ci accompagnerà durante questa stagione della lanterna di Diogene con altri, ovviamente con altri testi, perché cambiano gli argomenti, quindi cambieranno anche i tuoi libri. Quindi c'è qualcuno che ha da fare qualche domanda? A parte che Rachele ci hai detto tutto, cosa ti dobbiamo chiedere? Ma non lo so. Il titolo è stato azzeccatissimo. Io racconto, eh? io fondamentalmente racconto. Vado un po' a braccio cioè e vediamo. Vado. Andiamo a parlare col microfono perché registriamo, quindi ci vuole il microfono. Metta la mascherina, perché qua questo Covid... È stato esitato il castello di Bologna? È individuato il, logo, il luogo del castello di Bologna? È stato individuato da qualcuno? Allora, ci sono delle diatribe in corso su quello, perché ehm, qualcuno affermava una cosa, qualcuno un'altra. Personalmente non sono mai troppo disponibile a dare informazioni dettagliate su queste cose perché mh, purtroppo i, i siti archeologici della nostra montagna sono stati sforacchiati <ride> in tutti i modi possibili negli anni. Eh, perché le persone ritengono di trovare chissà, quasi chissà quali tesori in questi castelli non ce ne sono di tesori eh, perché non erano castelli ricchi erano anche piccoli quello di Sarzano adesso immaginatevi che erano così c'erano cioè, un paio di torri con un muro accanto quelli sede di Feudo gli altri a volte erano case torri cioè, ehm, quindi io sono sempre un pochino così Mm. Sui siti archeologici già studiati, già censiti eccetera, ok, sugli altri non so se è bene dare troppe informazioni. A volte non ce le ho neanche tutte le informazioni che vorrei avere perché, ad esempio, su Bologna, e anche Thomas potrà confermare, non sono mai stati fatti degli studi organici. Mm noi sappiamo che c'era questo castello, probabilmente doveva essere anche un edificio importante perché era la sede del tribunale dei dalli, di conseguenza eh, probabilmente era un edificio imponente, massiccio, eh, però eh, non so dirvi esattamente dove fosse localizzato, perché ci sono almeno due teorie in merito. Thomas, se vuoi dire qualcosa anche tu. Ma la teoria almeno io a quella a cui faccio io riferimento è quella che il sito del castello sia dove oggi ci sono le rovine eh, quindi sia comunque una posizione strategica anche per il controllo fluviale però non è l'unica posizione che è stata studiata negli ultimi anni come posizione del castello sostanzialmente eh, le altre posizioni una si parla delle, mh, dei campi e delle zone eh, nelle prossimità di due frazioni eh, come Maro o eh, Casa del Buco sono comunque due centri minori eh, dell'Appennino che però potevano avere data la visuale sulla vallata del Secchia comunque un punto strategico di controllo e di visione insomma eh, ovviamente noi dobbiamo pensare ai castelli sia come punto di fermo delle armate sebbene i da Bismantova non possono disporre di tanti uomini e soprattutto non eh, tengono uomini armati eh, dobbiamo concepire anche come posto di fermo economico sostanzialmente quindi il controllo economico e politico deve essere centrale in quello, nella posizione dei castelli eh, queste sono sostanzialmente le due zone le due teorie, sì, le sì. Due teorie più accreditate Uh, non c'è stato mai uno studio organico sui Dabis Mantova, sostanzialmente, non esistono monografie, non esistono grandi articoli. Uh, esistono piccoli appunti all'interno di alcuni saggi come la città sediata di Gamberini o come un saggio uh, monografico su Castelnuovo Monti di uh, Uberto Monti, però non esistono realmente studi sui Dabis Manto, sono una famiglia, un ramo cadetto di una dinastia più importante come i Dalli che invece trovano studiosi come Winkelman che viene a studiare per la parte della Toscana e per la, la ribellione contro il contado di Lucca. Eh, però non abbiamo di studi organici che ci possano dare conferme. Poi anche le campagne archeologiche, no. qui è meglio Rachele su esatto. questo. Quello che, che caratterizza un po' tutta la nostra montagna è che mh, gli studi organici su queste famiglie, sui loro alberi genealogici, sui loro castelli, in realtà non esistono, cioè, o forse sono stati iniziati, diciamo, però in passato non c'è stato un interesse, diciamo così, no? e di conseguenza un po' individuare esattamente i siti archeologici, un po' individuare esattamente gli alberi genealogici e cose di questo tipo è un lavoro che ha ancora bisogno di tempo. Su Bologna in particolare, come diceva Thomas, eh, ci sono delle rovine, quindi è possibile che fosse lì il castello, anche perché mh, queste rovine sono in una posizione effettivamente strategica eh, sulla valle dei gesti triastici, sì. quindi calcolando che poi i dalli eh, arrivavano anche, eh, arrivavano avevano l'altro castello a Sologno e quindi che da lì probabilmente c'era un guado e si passava, come diceva lui, anche con le merci, con le gregge e quant'altro, però la certezza come su altri castelli di altre famiglie non, non l'abbiamo. Eh, io addirittura mi sono sbagliato, volevo dire un'altra località, ma serve anche quello che mi avete detto. Io vo eh, volevo mh, dire castello. È stato, ho letto prima, Castello di Bondolo, non di Bologna, mm. di Bondolo perché poi la gente mh, di Bologna, di Bondolo parla di castelli. Parla di castelli. Sì, ma i castelli, diciamo, erano qualcosa, mh, cioè la definizione castello si adattava appunto anche alle case, torri e alle bastie. Quindi non sempre sappiamo a che cosa si riferisca. Eh, ci sono tanti paesi da noi dove diciamo al castello, il toponimo al castel. Magari era una casa torre, magari non era un vero castello come ce lo immaginiamo. Nel caso di Bondolo eh, non abbiamo ugualmente eh, la certezza. Sì, no, Gamberini dice che probabilmente era una casa torre proprio per avamposto di guardia. Eh, lui è un personaggio a cui si fa più affidamento anche perché il saggio non è vecchissimo è del 2003. Eh, quindi lui si parla di un avamposto, probabilmente una casa torre, perché anche lì, ovviamente, gli scavi archeologici non sono mai stati effettuati di studi approfonditi, purtroppo siamo completamente assenti. Sì. La famiglia Dalli eh, sì, è stata studiata, direi, forse meno dei vallisneri, tra l'altro, quindi proprio quella un po' più difficile da, eh, da ricostruire. sì. Anche a Sologno stiamo cercando ancora il tesoro, è suo al castello? Eh, lo so. Eh, però non l'abbiamo trovato. Eh, ma ci sono stata anch'io un, un po' di volte. Eh, ma io non sto al castello, sto alla villa. Eh, buonasera, grazie per la piacevole serata. Allora, io ne volevo approfittare per fare tre domande, se posso. Allora, io eh, sono di Casina e abito vicino a Giandeto. Giandeto compare in una bellissima mappa militare nel castello di Ferrara. Ma perciò le chiedevo se potevamo un attimino approfondire la presenza degli Este o comunque il contributo degli Este nella zona di Giandeto. Sempre per quanto riguarda Giandetto andiamo al fascino, alla fascinazione che abbiamo tutti noi in mente. Anche a Giandetto viene citato un castrum dal Liber Focorum di Reggio Emilia, le volevo chiedere qualcosina. Sì. Poi ne approfitto mh, per spostarmi un pochino più in pianura, se mi può fare brevemente un passaggio sul contributo di Lucrezia Borgia eh, per quanto riguarda la città di Reggio Emilia che è stata una donna che ha lasciato un segno importante, mi riferisco all'introduzione della cultura cultura proprio della seta. Eh, grazie ancora. Allora, come ho detto, io non ho oggi la pretesa di esaurire tutti gli argomenti o di saper rispondere a tutte le domande. Eh, già detto personalmente, eh, non l'ho mai approfondito più di tanto, come realtà, nel senso che mh, avrebbe eh, avuto bisogno di uno studio specifico sui documenti e quant'altro che io non ho mai eh, effettuato. Eh, C'era sì, mi risulta che ci fosse un castrum, un castello anche a Giandeto, perché mh, faceva feudo a Sé, ha fatto anche feudo a Sé a un certo momento, non era eh, lo stesso feudo di Sarzano e come abbiamo visto, questi nobili, eh, vedete i Fogliani ne possedevano 24 di castelli, perché Mm, C'erano castelli anche molto vicini tra loro, ma voi a Casina lo sapete perché anche adesso ci sono, sono lì che si vedono tra pievi, castelli, insomma ne avete parecchi. Quindi capiamo anche che questi feudi non erano necessariamente enormi, ma erano a volte, a volte piccoli. Quindi Giandetto, sì, è veramente antichissimo come, come luogo e aveva il suo castello, ma questo perché mm, tutta la vostra zona. È stata un po' il, il fulcro anche no? eh, in cui i canossa a un certo momento si, eh, si concentrarono, ma molto prima degli estensi, perché quando i canossa arrivarono eh, dalla Toscana avevano due diciamo così, mh, punti focali. Uno era Taneto di Gattatico, per dirla col nome moderno, e l'altro era un posto piccolissimo che si chiama Isola nel comune di Tizzano Valparma a un certo momento eh, però eh, si accorsero tra di loro perché c'erano già vari rami dei Canossa che dovevano un po' riequilibrare le loro zone di influenza e quindi il ramo di Canossa di, diciamo di Matilde per semplificare decise di concentrare i propri possedimenti di qua dall'enza Ramo, che invece sì, erano dei cugini eh, di concentrarsi di là. Quindi fecero uno scambio di territori. Scambiarono tutta la zona della Val Parma con la Val Tassobbio. Okay? Quindi eh, fecero una specie di, di scambio alla pari di territori perché? Perché si accorsero che la Valle del Tassobio era un punto di comunicazione fondamentale tra eh, la Valdensa. E invece tutto quello che era il resto del territorio per arrivare a Carpineti no? e di conseguenza la Valta Sobbio. E le colline attorno a Casina erano strategiche, così come Crovara, diciamo di là nel, nel comune di Vetto, e Giandetto faceva parte di, di questa rete antichissima e strategica per, per i Canossa, perché eh, Casina, comunque, è un luogo di collegamento fondamentale ancora prima di, di Matilde e della lotta mh, per le investiture. Poi non dimentichiamo che lì mh, tutti i castelli dei Canossa. O quasi eh, vennero edificati su fortificazioni precedenti. Eh, anche Sarzano stesso, eh, eh, che erano state costruite per resistere alle invasioni barbariche e lo dicono, eh, Bonifacio da Canossa nei, nei documenti lo scrive, che lui li rifà non perché sia una nuova edificazione, ma perché semplicemente rimette a posto castelli che esistevano già ai tempi del, delle invasioni barbare. E sì, quindi diciamo, eh, potremmo parlare di, di decine decine e decine di castelli in tutto il nostro Appennino, così come in Lunigiana e in Garfagnana. Su Lucrezia Borgia, invece, non ero preparatissima a rispondere, soprattutto sul discorso della seta, e quindi, lì non, in questo caso devo, dire, devo ammettere una certa ignoranza, forse perché. Dovrei studiarla, la studierò. La studierò, Thomas, cosa dici? Sì, assolutamente, anche perché eh, da quello che si vede nelle ricerche storiche, anche di adesso, in realtà nelle ultime pubblicazioni, la figura di Lucrezia Borgia sta venendo riconsiderata completamente, perché noi sapete che la figura di Lucrezia Borgia è ammantata dall'ombra no? delle sue varie storie d'amore, soprattutto da romanzi nati in cavallo al romanticismo. Uh, italiano uh, e anche inglese in realtà. Um, negli ultimi mesi, soprattutto ho visto anche Reggio Storia si sta occupando molto delle epistole che Lucrezia Borgia stessa scrive, uh, o da Reggio Emilia o per Reggio Emilia e per il controllo della città. Um, sì, anche Reggio deve recuperare alcune figure femminili, secondo me, nella sua storia fondamentali, Lucrezia Borgia è una fra queste ma anche la moglie di Bernabò Visconti, eh, Beatrice sì. Regina della Scala, che è signore domina di Reggio Emilia, cioè lei che governa su Reggio, non Bernabò sostanzialmente. Eh, ovviamente è tutto in seno alla storiografia, eh, agli storici e agli archeologi se vorranno mai occuparsene nuovamente, il problema è quello lì fondamentalmente. Sì, perché diciamo queste donne che hanno avuto dei ruoli anche importanti, però... Pagavano proprio magari il discorso di essere donne, ma vabbè, a partire da Beatrice: eh, perché la madre di, di Matilde di Canossa comunque resse lei eh, un bel po' eh, diciamo, le, le sorti eh, di, di tutti i suoi vasti possedimenti. Però, diciamo, non, non so, era proprio forse un fatto culturale: quello di eh, non approfondire troppo. Perché queste donne al potere in secoli dove comunque la figura femminile culturalmente non era, eh, ma neanche oggi forse no? ancora non ci siamo: eh, paritaria con, con l'uomo, sì, diciamo vengono relegate a volte a ruoli un po' di colore, no? leggendari, o per i loro amanti, o per questo, per quell'altro, e quindi forse sì, bisognerebbe. Un pochino essere più razionali anche nel, nel raccontare quello che, che fecero. In tutti i settori, direi, perché consideriamo anche l'arte, sono uscite fuori delle figlie di pittori che nessuno ne sapeva dell'esistenza praticamente finora. Eh, certo. Comunque, volevo fare un appunto su Bologna. Una signora di Castelnuovo, non fantasiosa, eh, concreta, può tenere il microfono più vicino che non la sente. Una signora di Castelnuovo mi diceva che il castello di Bologna, i ruderi che ci sono, erano della sua famiglia e che in parte le, le pietre le aveva vendute lo zio. Ma può essere, guardi, eh. questo da, del resto la proprietà privata in Italia, insomma, la nostra, la nostra legge eh, almeno che il bene non sia. Eh, vincolato dalla soprintendenza di Belle Arti, eh, le, le persone ne possono disporre. Io ehm, nei miei decenni di vita ho visto smantellare oratori del Settecento, ho visto smantellare case torri del 1300, tutte qua in zona e eh, non altrove. Quindi purtroppo molto spesso i proprietari privati ehm, considerano questi come ruderi, semplicemente ruderi, mucchi di sassi e li vendono eh, e succede questo perché ristrutturarli ha dei costi magari molto importanti, non se lo possono permettere, non hanno nessun vincolo e quindi si perde, si perde la storia. Sì, succede così. Arrivo. Sentendo un attimo mh, il castello di mh, Busana mi sono chiesta eh, nella località di eh, più a valle, appena più a valle nel Secchia, eh, su una Rupe, la località di Castellaro che proprio si trova su una Rupe, eh, anche lì, Castellaro vicino a Cerre Solonio, non so se, se eh, poteva esserci un castello, una torre anche lì oppure, oppure no? Sì. Sì, sì, um, lì nella zona attorno a Ceresologno uh, c'era uh, un, senz'altro una torre di guardia che controllava il guado del secchia, era a possesso dei, dei Dalli e um, poi lì c'è tutta una storia molto particolare uh, del, dell'ospedale anche di San Venerio, um, insomma lì era un luogo piuttosto strategico, piuttosto importante e quindi mh, proprio, si univa la presenza di questo ospitale eh, una presenza quindi monastica religiosa con un presidio a guardia del Secchia che come dicevamo prima da una parte c'era Bologno no? eh, c'erano i presidi di, da dal versante diciamo, che oggi è comune di Ventasso e comune di castelnuovo Monti, perché comunque anche a Cafferrari eh, Atalada eccetera c'erano un, tutta una serie di fortificazioni non veri e propri castelli però case torri case forti o eh, luoghi eh, punti comunque di, di guardia e dall'altra parte uno di, di quelli che, che erano ricordati di più era proprio quello di, di Ceresolonius sì. altra cosa una curiosità ehm Andando proprio alla famiglia, alla base, alle prime famiglie che magari si sono insediate in questi borghi dell'Alto Crinale, insomma, intorno a queste, eh, che provenienza potevano avere, perché si fermavano in un dato posto anziché in un altro, insomma. Allora, eh, per alcune famiglie lo sappiamo, più o meno qual era la loro origine, non sempre sappiamo esattamente da dove venissero. Però, eh, ad esempio, i Dalli sappiamo sicuramente che erano proprio originari del paese di Dalli, in Garfagnana, perché lì abbiamo documenti molto, molto antichi e loro stessi, comunque, si definivano tali. Tant'è che quando arrivarono gli Estensi, proprio, eh, i Dalli ripresero la signoria anche su alcuni feudi della Garfagnana, su cui l'avevano persa, casomai, 150-170 anni prima. Sui vallisneri, ugualmente, loro si definivano di stirpe longobarda, loro stessi, nei loro documenti redatti intorno al 1100, quindi gli anni vivente Matilde di Canossa. E quindi gli studiosi ritengono che queste famiglie, essendo di origine longobarda, essendo molto legate ai Canossa, probabilmente erano arrivati con i Canossa eh, dalla Toscana però i documenti si sono persi, di conseguenza non abbiamo l'esatta eh, diciamo, dinamica di come avvenne questo, eh, questa migrazione, no? ma lo vediamo, lo vediamo con, i Canossa, con i documenti dei Canossa, e probabilmente quindi si portarono dietro queste famiglie a loro fedeli, perché formavano una consorteria eh, diciamo, molto, molto articolata che si chiamava il comune militum, cioè la comunità dei, dei combattenti del casato che li seguiva fedelmente in ogni, in ogni battaglia essenzialmente. Quindi la gente comune di popolo eh, mh, ha seguito in pratica queste famiglie, insomma quelle famiglie di popolo che sono, eh, hanno fatto sorgere, partire questi borghi eh, seguivano le non famiglie sempre. oppure non sempre? Non sempre, perché da noi tanti borghi sono di origine anche romana, quindi sono precedenti all'arrivo dei Canossa. Eh, tanti dei nostri borghi sono frutto eh, della colonizzazione romana, perché sappiamo che mh, proprio l'istituzione quindi lo Stato eh, assegnava ai veterani di guerra, ad esempio, delle terre quando andavano in pensione, quindi guardando la toponomastica di tanti dei nostri borghi, vediamo che risale probabilmente a un tipo di insegnamento eh, romano. Eh, poi eh, hanno, hanno avuto tanta continuità, in effetti, perché li vediamo nominati nei documenti anche di Carlo Magno, ad esempio, tanti, quindi ancora prima dei Canossa eh, però eh, certamente eh, un po' le invasioni barbariche, un po' le varie vicissitudini hanno fatto perdere una larghissima parte di documentazione scritta e di conseguenza ripartiamo eh, diciamo da Bonifacio di Canossa in avanti per avere un po' più di, di solidità documentale ma, ma tanti li abbiamo persi ad esempio i documenti del casato Vallisneri sono bruciati insieme al loro castello e, e di conseguenza lo scrivono, proprio, lo scrivono proprio loro che tante cose perdute come l'originale ad esempio dello statuto di Vallisnera e altri documenti non saranno mai più disponibili eh, Io faccio una domanda forse un po' assurda, ma mi riagganciavo al, all'intervento della signora di poco fa. Eh, eh, gli insediamenti che ci sono tutti, in tutta questa zona, no, che da Sologno passa Piolo, scende eh, sull'alta Valdottola e eh, sull'alta Valsecchia, eh, compreso Talada, e tutte queste frassinedolo eccetera ecco c'è un influsso ancora di eh, così dal punto di vista psicologico sulle persone grazie allora tante persone quando, quando io ho iniziato diciamo a girare la montagna per i miei studi eh, ma anche dopo negli anni ma anche adesso chi mi conosce e mi incontra lo sa, io chiedo sempre non il nome delle persone ma il cognome, perché i nostri cognomi hanno una storia lunghissima, non solo i Dalli, i Vallisneri, ci sono un sacco di famiglie che hanno dei cognomi storici, no? ma anche dei nomi, cioè la cosa che fa sorridere è che ci sono alcune famiglie che si chiamano nello stesso modo da 5-600 anni. No? quindi i nomi e i cognomi sono loro eh, e quindi sì la, la nostra genetica nostra no perché io purtroppo non, non ho queste origini però la genetica delle, della nostra popolazione in tanti casi è antichissima è antichissima e Alcuni hanno ancora dei caratteri longobardi proprio anche fisici, altri comunque li hanno persi ovviamente, perché poi insomma, fortunatamente la genetica si è mescolata, se no avremo tutti dei grossi problemi proprio anche di salute. Però sì, eh, mi, mi, mi piace, mi piace fare domande, eh, mi piace la storia de, delle nostre famiglie locali e dei cognomi, e a volte le persone non la sanno. Quindi si mettono a ridere perché quando io, come ti chiami? Vallisneri e io, ah sì, Vallisneri, perché voi qui, là, su, giù, e gli racconto la storia della loro famiglia, ma magari eh, non, non la sanno neanche loro. Beh, Vallisneri ovviamente sì, però nel, nel caso di altre famiglie un po' meno, no? Eh, Ferrari ad esempio è un cognome che c'è nel Ramisetano. Ma anche in alta Valdenza, ma loro, loro non avevano tanta contezza, oppure Fontana, un altro, poi ci sono i famosi torri di Succiso. Cioè, tutta una serie di nomi che si leggono nelle pergamene e che hanno ancora oggi i loro rappresentanti, non era una domanda tanto strana, in effetti. Arrivo. La Giovanna. Hai suscitato un sacco di domande. Sì, sì, ma... Eh, dunque io mi chiamo Caroli, mi presento molto volentieri per cognome perché se per caso si imbattesse o sa la storia di qualche Caroli l'ascolto volentieri. Io oggi intanto ringrazio... Ma ero stata molto anche incuriosita dal sottotitolo che era tutto cambia perché nulla cambia. Cambia tutto sì, è di Leopardi, gatto pardiana la esatto, memoria. Esatto. Allora vi chiedo questo, se potete accennare anche alle modalità di governo degli estensi, chi erano gli estensi come governo, oppure vi, chiedo, cioè vi manifesto un interesse per una prossima conferenza di quest'altro anno. Sì, diciamo che dopo gli estensi si, si strutturarono chiaramente, al di là del, dei castelli preesistenti, al di là dei feudi che continuarono comunque ad esistere, loro instaurarono un governatorato sul, sul territorio, quindi ad esempio Castelnuovo nei Monti all'epoca subì delle, delle grandi trasformazioni proprio come centro abitato, perché sappiamo tutti che Palazzo Ducale appunto si chiama così perché venne edificato proprio dagli estensi, prima lì ehm, non c'era un edificio di tale mole, ehm, scelsero di localizzarlo lì perché serviva un edificio molto grande, quindi serviva un punto insomma, eh, geologicamente solido ma anche pianeggiante e quindi il centro storico del paese qua non si, non si prestava e quindi edificarono palazzo ducale e decisero che eh, non sarebbe stato più solo Felina, una sede, diciamo, di podesteria, ma decisero che anche Castelnuovo eh, diventasse una sede proprio anche giurisdizionale eh, per il controllo eh, del territorio, perché non necessariamente da quel punto di vista mantennero intatte poi le, le usanze precedenti, vero Thomas? Allora Nicola Grimaldi. Un saggio del 1925 che si chiama La signoria di Bernabò Visconti e Beatrice della Scala in Reggio Emilia dal 1371 al 1385. Eh, scrive che la dominazione viscontea fu utile alla trasformazione burocratica delle signorie rurali dell'Appennino Reggiano. Sostanzialmente, cosa avviene? Avviene che i signorotti locali, che sino ad un certo punto, durante il Trecento, potevano fare il buono e il cattivo tempo, dopo la dominazione viscontea sono talmente legati al potere centrale di un dominus che non riescono più a slegarsene. È proprio tramite quello che riescono ad arricchirsi. Mi viene in mente Gabriotto da Canossa, che è uno dei personaggi più importanti della storia reggiana del Trecento, che riesce a fare carriera diventando podestà addirittura per un periodo a Milano, eh, proprio sotto il governo eh, di, di Bernabò Visconti. E eh, grazie all'amicizia con il Signore di Milano, riesce a controllare, riesce ad imporre dei dazi che se no non avrebbe potuto assolutamente imporre, come, il come le tasse sul vino, oppure le tasse sull'attraversamento dei guadi dei fiumi e il controllo diretto anche di quattro canali importantissimi verso il fiume Enza. Eh, la sua ricchezza poi è dimostrata da un'impresa che è passata alla storia tramite i documenti contenuti nell'archivio di Stato di Mantova, eh, in cui in una lettera Luigi Gonzaga gli chiede di poter, tra, di poter portare 250 moggi cioè un quantitativo di circa di quasi 3.000, kg, 3000 litri. Scusi. Eh, di frumento attraverso i suoi territori per portarlo nel veneziano e venderlo per costruire la dote a sua figlia, Fiordeligi. Eh, è interessante questo perché intanto le zone su cui governano i Dacanossa non sono famose per la produzione di frumento, anzi secondo la documentazione non ne producevano proprio. Bisognava arrivare al mercato di Quattro Castella per poterlo comprare. È eh, interessante il fatto che lui riesca a capitalizzare un quantitativo tale eh, di frumento per poterlo vendere innanzitutto e soprattutto riesca a trasformare le reti diplomatiche che ha costruito tramite matrimoni e rapporti di fideiussione oppure anche di alleanza semplicemente militare, di amicizia. Ecco, il termine che la storiografia tedesca usa è quello di amicizia, non inteso come amicizia come lo intendiamo noi ovviamente, ma in un rapporto molto interessante che meriterebbe ancora di più un approfondimento. Eh, lui riesce a costruire, quindi riesce a capitalizzare un quantitativo di frumento che avrebbe alimentato tutto quello che è il territorio di Reggio Emilia per tre settimane. Lo riesce a produrre, lui lo riesce a trovare in un giorno e a portarlo attraverso quei territori in poco tempo. Sono diventati signori burocratici sostanzialmente. Ci troviamo di fronte a quello che in Italia prende il nome di Stato del Rinascimento, ma che... Forse ai più è noto come quella della politica dell'assolutismo di Re Luigi XIV, cioè la burocratizzazione della nobiltà, locale e non, e la trasformazione quindi in impiegati dello Stato sostanzialmente, talmente legati allo Stato. Da arrivare poi a quell'estrema quell conclusione che sarà la reggia di Versailles, cioè in cui non ci si può più muovere senza il permesso e senza seguire l'etichetta imposta dal sovrano. Gli estensi riescono quindi nella costruzione di uno Stato attraverso politiche che noi in realtà studiamo come se fossero una novità nel 1700, che in realtà non è assolutamente vero, perché questi signori si impongono nella stessa maniera in cui si imporrà lo Stato moderno in Europa, sostanzialmente. Sì, il problema era che i nostri signori di montagna non sempre avevano la disponibilità economica per fare bella figura a corte, perché purtroppo eh, si leggono dei, eh, così, degli scritti in cui ad esempio eh, i vallisneri, dovendo essere ricevuti a corte no? perché c'è la famosa camera estense e quant'altro, chiedevano in prestito proprio agli estensi i soldi perché dovevano presentarsi decorosamente, soggiornare in città, però non avevano le possibilità economiche per farlo, a partire diciamo dal vestiario e tutto il resto, perché appunto gli estensi avevano mh, sicuramente... Così eh, un controllo eh, anche a livello di guarnigioni, come dicevamo, diverso, diciamo più puntuale eh, sull'Appennino, ma ciò eh, non favorì economicamente i feudatari locali che. Eh, in alcuni casi riuscirono ad arricchirsi quelli che erano poi veramente bravi nell'arte della guerra o della diplomazia, ma in altri casi diventarono delle signorie piuttosto rustiche o rurali, che dir si voglia, e, e quindi ad esempio i vallisneri avevano delle ristrettezze economiche tali per cui abbandonarono uno dei loro castelli, eh, che poi insomma purtroppo andò in rovina. E eh, addirittura venivano offesi dagli altri signori <ride> quando insomma eh, si recavano alla corte perché dicevano: eh, li definivano eh, dei nobili cavallari, nel senso che eh, erano dei, più che altro dei cavallari, in quanto allevavano questi cavalli mh, da, da, da tempo immemore, però mh, erano diventati troppo rustici. Erano così. Thomas. Allora, lascia a te i saluti finali, visto che gli iniziali non li hai fatti. Io volevo solo aggiungere una cosa a quello che ha detto Lerica prima. Che siamo appunto delle associazioni del territorio che organizziamo insieme a Thomas, la lanterna di Diogene, lui è il nostro direttore artistico, ma che stiamo accogliendo a braccia aperte anche altre associazioni, tra cui Jerry Ken, che c'è lassù, l'Annalisa Gobetti che rappresenta perché così, visto che ci piace diversificare anche gli argomenti, le utenze, eh, insomma, è, è bene che ci siamo un po' in tanti e quindi benvenga qualche giovane che ci aiuta nell'organizzazione anche di argomenti magari che noi non, non toccheremo mai, chissà per quale motivo. Sì, dai, diciamo che in Pector è, anche io rappresento qualche <ride> associazione esatto. un po' più su del crinale, quindi alla fine... La collaborazione si sta allargando. E sì, è un bel assolutamente. Fatto. Eh, io vi ringrazio per essere stati qui ad ascoltarci per la prima giornata della quinta edizione. Eh, io vi aspetto il 5 di marzo con la partecipazione eh, di ormai una collaborazione che possiamo dare per assodata, che è quella con Istoreco, con il professor Storchi con il prossimo appuntamento dal titolo Squadrismo e violenze fasciste in Emilia Romagna dal 21 al 25 rivolte e sconfitte buona serata a tutti e a tutte grazie mille grazie. e scusate ancora per il ritardo quindi arrivederci, grazie, grazie.